L'adorazione dei magi, eseguita da Gentile da Fabriano nel 1423, è evidentemente un'opera tardogotica, quel periodo che precede la razionalità e la concezione dello spazio rinascimentali, e vive dentro uno stato d'animo estetico, un atteggiamento dello spirito e della fantasia. E l'arte traduce bene in immagini quel mondo interiore, quel calderone di sentimenti. Quello che vediamo però non è solo una messa in scena sfarzosa e opulenta, che celebra la ricchezza del committente e la bravura dell'artista. Sì, il tardogotico è anche questo, una grande profusione di oro e argento nelle vesti, nei finimenti dei cavalli, dei cani da caccia, nelle corone, nelle spade e nei doni, e ancora nella resa straordinaria del materiale delle stoffe, nella morbidezza degli incarnati, nella freschezza della vegetazione. Ma è nelle lunette che il viaggio dei protagonisti è descritto con assoluta novità. In alto a sinistra si vedono i magi che, dopo aver avvistato la stella, sbarcano in Palestina e partono per Gerusalemme. Si nota perfino un episodio di violenza raffigurato fuori dalle mura urbane, un assassinio in cui un uomo viene accoltellato. Un'immagine cruenta che simboleggia il caos da cui il mondo era dominato prima della venuta di Cristo. Nella seconda lunetta, il corteo dei magi, accompagnato da un esotico seguito, raggiunge Gerusalemme attraversando le colline coltivate. Un ghepardo si appresta addirittura a saltare da un cavallo per raggiungere un daino. Un altro sta già sbranando un animale. Nella terza lunetta, i magi, sempre preceduti dalla stella, entrano a Betlemme. Ma concentriamoci sulla scena centrale, dove i tre scienziati sono arrivati alla meta. Il più anziano del trio ha messo la sua corona a terra in segno di rispetto e viene benedetto da Gesù. E il suo dono dov'è? L'ha già offerto alla Sacra Famiglia. È già tra le mani delle due servitrici dietro, che lo osservano con curiosità. Anche il secondo re mago al centro sta per togliersi la corona ed accenna ad inginocchiarsi. Con la mano sinistra stringe il calice d'oro che donerà al bambino. Ora rimane l'ultimo, il più giovane, è appena sceso da cavallo. Un servitore a terra gli sta togliendo gli speroni che ha utilizzato poco prima per cavalcare. Tra le mani stringe un'ampolla d'oro, la sua offerta. Non è ancora il suo turno, ma già rivolge lo sguardo a Gesù. Come possiamo notare, i re magi sono di tre età diverse. Simboleggiano le tre fasi della vita umana: giovinezza, maturità, anzianità. Tutta la vita dell'uomo è un cammino. Il viaggio dei magi è il percorso dell'umanità e non c'è un'età giusta per partire. Tutti siamo chiamati a farlo, indipendentemente dall'esperienza e dal vissuto. La stella è il punto di riferimento, la guida che ci accompagna. E la meta finale non è un palazzo, non è una reggia, ma una semplice capanna, dove un umile bambino ci aspetta per spogliarci di tutte le ricchezze che ci siamo portati e probabilmente ci hanno anche rallentato. Quelle ricchezze che contraddistinguono il nostro status sociale, la nostra personalità vincente, il nostro successo nel mondo. Il bambino, meta e senso del nostro viaggio, ci chiede di prostrarci a lui mostrando solo noi stessi, di donargli quelle ricchezze che sono i nostri talenti. Questo ci insegnano i re magi. Poi tantissimi gli animali presenti: cavalli, leopardi, un levriero, un falco, delle scimmie. Tutta la creazione rende omaggio al bambino e partecipa al cammino esistenziale di ogni uomo, quelle doglie del parto che porteranno tutte le cose verso la capanna celeste.